Ciao Gabriella, stasera sei qui in veste di accompagnatrice del tuo fidanzato. Finalmente, oggi non c'entro proprio niente, per cui fate solo le domande a lui, io mangio e basta. In due si festeggia una cosa sua, che insomma sono molto contenta che lui abbia fatto per la sua città, è una cosa proprio che è stata un'iniziativa totalmente sua, di suo fratello, e io insomma me la godo, tra gli amici è una grande festa e sono contenta di essere qua, ma insomma oggi faccio soltanto la spettatrice. Adesso siete di nuovo insieme con Capri? Sì, adesso siamo di nuovo insieme su Capri. È stato ritrovarsi di nuovo su un set che poi per voi è stato galeotto, ecco, vi ha fatto incontrare, vi ha fatto innamorare? No, noi ci siamo conosciuti 10 anni prima in un film di Lina Wertmüller, che era Ferdinando e Carolina, per cui ci conosciamo già da molti anni. Poi abbiamo fatto un altro film insieme e non è stato Capri il set galeotto, ma un altro, che era appunto Graffio di Tigre, per cui insomma tornare insieme per noi è sempre uguale, perché noi siamo sempre insieme, per cui per me è continuare una favola anche sul set, che è la cosa più bella che ci possa essere. Però saranno poi carriere scisse, per cui ogni tanto io andrò da lui, lui da me, e vediamo un po'. Tre cose che ti piacciono di lui? Allora, generoso in assoluto la prima cosa, folle la seconda, e buono. Altre cose che non ti piacciono? Che non mi piacciono? Maronna, 100 ce le so. No, è un morale, è abbastanza lunatico. Quando guida nel traffico è odioso, si arrabbia con tutti, cambia personalità, insomma subisce una metamorfosi. E poi un'altra cosa che non mi piace, basta, non ce ne piace tutto, non ce ne sono più. Ciao, Gossip News, Ale.